Basta. Oh, da... Pubblicità. Guarda te perché non mi squillava il telefono mentre registravo un video. Mentre registravo un video. Vabbè. Allora, signori, vi siamo aperto la caccia di Lindworm, finalmente l'abbiamo fatto fuori. Vediamo di passare al prossimo ricercato. Che questa volta sarà un po' più difficile da raggiungere. Poi capirete, poi dopo vi dirò perché. Aspettate solo che accetti il mandato. Per tutti che fate a parlare poi con il committente. Eccolo qui, Psycho Demon. Psycho Demon, penso che sia la di classe A. Punto di domanda, tipo in Noeticos, committenti Vanus Abromises, non solo il corpo, anche la mente, anzi la mente prima di tutto, ho una triste richiesta, te ne parlerò a voce. Oh, Ivanus, che si trova lì, ok. Ci andiamo con telecristallo, chiaramente Abromises, cioè... Anche lì ci sono tre aree in croce come ad Archegis, non impiego tanto ad arrivarci. Porta sud. Ok. Bromises, appunto, stavo dimenticando. Sì, praticamente un Noeticos indemoniato, Psycho Demon. Sarà un Noeticos indemoniato per l'appunto. Comunque andiamo a parlare con Ivan Ugg, appunto il committente di questa missione. Qui mi pare che avevamo già parlato con tutti quando eravamo passati per la prima volta poi con tutto distrutto. Sì, avevamo parlato. Madonna, guardate se piove! Piove così, ragazzi, da quando è morto il Grand Kiltias Anastasis, quando abbiamo dovuto affrontare il secondo giudice, il giudice Pergan qui a Bromises, la vera tristezza, sul serio. Non piove, non smette mai di piovere qui da quel momento lì. Ivanus, e tu, Ivanus, lui, è il destino che ti ha portato qui. Hai visto l'annuncio su Psycho Demon? Certo. Il suo nome è Ashcroft, mio fratello gemello. Lo sapeva di potenza, lo spinse verso le forze del male. Il suo cuore fu invaso dalle tenebre e non ci fu rimedio. 10 anni fa, Anastasis cancellò il suo ricordo e lo allontanò dalla... ogni suo ricordo e lo allontanò dalla città. Ma di recente Ashcroft mi appare spesso in sogno. Il sigillo che lo imprigionava si è spezzato con la morte del Grand Kiltias. Trasformato nel terribile Psycho Demon, vaga per la radura, ma io so dove è diretto, nella terra proibita, Jigu Vegan. Vuole attraversare la porta del fuoco e unirsi agli immortali. Ti prego, fermalo e salva la sua anima. Ok, Psycho Demon inizia la grazia. Ok, come avrete capito, ha detto chiaramente, guarda, una isola galleggiante là in fondo. Sono le isole galleggianti, beh, effettivamente Bugebo è una città che galleggia nell'aria, quindi non dovevo stupirmi delle isole galleggianti. Comunque, quindi avete capito chiaramente che il Psycho Demon si trova alla porta del fuoco di Jigu Vegan. Allora, per arrivare là devo attraversarmi due grosse aree del dungeon, quindi è probabile, ma non sapete, voglio provare a non fermare la registrazione e vedere quanto tempo impiego ad attraversare per appunto Jigu Vegan senza mettere in pausa e senza affrontare nessuno. Voglio vedere quanto tempo impiego per vedere quanto siamo veloci, perché alla fine dobbiamo solamente andare alla porta del fuoco, poi devo farlo fuori, poi ritorno indietro sperando di impiegarci il meno tempo possibile, perché attenzione di fare magari altri
ho deciso di fare altri due ricercati oggi, almeno un altro. Anche per riempire i giorni in cui, anche per riempire i giorni in cui non registro, perché sapete, io registro lunedì, martedì, il giovedì. Oggi che sto registrando, che è martedì, escono gli altri due video su Monster Hunter World che ho registrato ieri. Poi domani cominciano a uscire questi video su Final Fantasy che sto registrando oggi, martedì. Poi giovedì registro ancora e comunque devo registrare abbastanza video per coprire venerdì, sabato e domenica. Quindi devo esserci sul mio tablet 6 video, per almeno 6 video, così riesco finalmente a caricare, arrivo a caricare video anche di domenica, perché puntualmente quando registro video arrivo ad esaurirli a domenica. Quindi domenica è per quello che magari non sono usciti i video la scorsa domenica, perché avevo esaurito i video. Tanto lì c'è la statua di Dejalo, il boss che abbiamo sconfitto la prima volta che siamo venuti qui. Lì sconfitto con la spada del terreno in segno di resa, di caduta dal suo compito di guardiano. Comunque, eccoci qui a Giovega, ragazzi. Per arrivare a Psychodemon dobbiamo arrivare alla Porta del Fuoco. Per arrivare alla Porta del Fuoco dobbiamo attraversare appunto queste due aree abbastanza grosse infestate dai Behemoth e da questi che non mi ricordo come si chiamano, gli Avis mi sembra. Sì, ragazzi, questi qui sono Behemoth. Allora, più o meno mi ricordo la strada, perciò non dovrei avere tanta fatica. No, ok, ho già sbagliato. No, aspettate, aspettate. Giusto, giusto, giusto. Proseguo di qua. Allora, Psychodemon non mi sa tanto, siccome il signor non è di questo, non mi sa tanto di boss, cioè di pseudo boss, chiamiamoli così. Perciò penso che lo affronterò senza mettermi in status alterati, anche perché poi ho paura di fare uno sconto neanche di 30 secondi con tutti quei status alterati. Ma ho la maschera né addosso. No, vedo che. Perché vedevo che col Dark Art tirano vita. Ma c'ho la maschera bianca, non quella nera. Ah no, è quello lo scudo, lo scudo, lo scudo. Lo scudo che assorbe il buio, me ne sono dimenticata. Ah no, ok. Che assorbire vuol dire che ti dà vita. Fantastico. Qui c'è un golem di mithril, ciò significa che questa è la step giusta. Ma ragazzi, ricordatevelo, i golem di mithril stanno sempre a guardare qualcosa di importante, o che possa essere una strada o un dispositivo. Qui ci stanno inseguendo sempre un Avis lì dietro. Non mi ricordo proprio come si chiamano. Ah, non penso Avis, che Avis è il nome dell'associazione, penso dei donatori del sangue, comunque insomma. A Baron si chiamano, niente a che vedere con l'Avis, comunque. Lì per un sacco di easy, vedo. Sì, cavolo, effettivamente quando ci sto impiegando sono 3 minuti che stiamo girando. C'è lo spirito Dequal. Beh, lo lasciamo stare, non lo tocchiamo e così lui non tocca a noi. Salve signor spirito. Ecco, quello che mi aveva nel famoso episodio, mi aveva innescato Reflex. Io non capivo più come togliere questo Reflex e poi avevo scoperto che in realtà era la mia armatura. Magari lui invece non aveva mai tirato il Reflex. Oh mio Dio. Perché avevo fatto nell'equipaggiamento c'è un comando che fa ottimizza e ti mette le armature e le armi più potenti con più difesa fisica e più potenza d'attacco.
Ecco, e in quel periodo c'avevo un'armatura nell'equipaggiamento che non volevo mai mettere, che era la cotta reflex che ti metteva in automatico, reflex permanente. E io senza accorgermene, schiacciando tutti i mezzi, mi ha per l'appunto messo reflex e quindi mi sono fatto tutta questa strada qui con Van che aveva il reflex a sclerare come una forsennata fra un po'. Perché tutte le volte dovevo evitare che mi tirassero energie i personaggi, che mi mettessero le pozioni, mi dassero le pozioni e tutto quanto. Vabbè, ci siamo a 10 minuti di registrazione e vabbè, ho parlato anche un pochino, quindi non è proprio stata una noia. Comunque, passiamo la porta 3 a Mera, come cavolo si chiamava. Poi dopo il bello è che adesso mi devo fare tutta questa strada a piedi. Comunque, Psychodemon non ho visto a che livello è, ma so dove si trova. Si trova. Facciamo fuori sti mostri, non c'ho voglia di averli che mi rompo le scarpe mentre faccio fuori il ricercato dopo. Psychodemon è di livello 46, ma ha nettamente meno punti vita rispetto a livello e per lo sai di livello 81, e quindi mettiamo la squadra numero 1 che deve livellare a livello 82. Allora, Psychodemon, ragazzi, si trova proprio qui alla fine della. Eccolo qua. Quello lì, quello stregone, quello strano stregone che vedete. Questo qui non è di cosa. Che dia stop! No, aspetta. È Baron. Ah, so, è vero che sono i Baron che tirano stop. Lacrima di Kronos, eccola. Facciamo fuori questi Valon che ho già detto prima che non li voglio che mi rompa le scatole. Facciamo fuori Psychodemon adesso finché quel Valon non ci viene a passare. Quindi questo qui sarebbe Ashcroft corrotto, trasformato in Psychodemon. Questo calamaro bruttissimo. Un po' mi dispiace, poveretto. Volevi il canto spirituale, invece sei morto. Psychodemon! Stava per venire a dire. Mi stava per venire da dire. Non è etico, sto seriamente, ragazzi. Beh, adesso credo che metterò in pausa. Vi eviterò questi 2-3 minuti che ritorno indietro tra Behemoth e Baron che cercherò di picchiarmi. E ci vediamo direttamente a Burobyxest davanti ai Vanus. Pausa. Molto bene ragazzi, come vi ho promesso, siamo qui davanti a Ivan, non se vedo di parlargli. Hai salvato l'anima di mio fratello, ti ringrazio da parte sua, ma attento, non lasciarti dominare dalla tua potenza. Se come Ashcroft cadrai vittima delle forze del male, infliggerai ai tuoi cari le mie stesse pene. Non ripetere l'errore di mio fratello. Ok, apprezzo il consiglio. 3.800 ghiri, coppia oscura e scheggia collasso. Vediamo se ci dice qualcos'altro. No, stessa cosa che ci ha detto, l'ultima vignetta che ci ha detto dopo aver detto aver sconfitto Psychodemon. Va bene. Allora, siccome ancora anche oggi ho un po' più di tempo per registrare, direi che possiamo dirigerci a Ravanaste e andare alla bacheca per accettare un altro incarico. Un'altra missione. Accettare un'altra missione che mi sa che facciamo in tempo a farla, sì, dai, facciamo in tempo a raggiungere il mostro. Impieghiamo meno rispetto a quanto abbiamo impiegato per raggiungere Psychodemon a Girovera, perché veramente le aree erano gigantesche. Comunque,